Nel 1986, la Tessitore SRL univa i suoi pochi impianti stradali carburanti con la Reo Svaldo, ditta individuale proprietaria di numerosi impianti. Così nasceva Rete SPA. Dopo 2 anni la Rete SPA incorporava la Socarb SRL, anch'essa proprietaria di punti vendita, iniziando così un percorso di ristrutturazione e innovazione, con una vera eccezione per il Nord Italia di ottenere autorizzazioni e costruire 2 aree di servizio sulla Torino-Bardonecchia. Nei successivi 20 anni si è proceduto ad una sostanziale e radicale trasformazione. Attualmente Rete SPA è proprietaria di 50 impianti moderni funzionali con carburanti liquidi e gassosi, molti di essi completi di market, bar, ristorazione, autolavaggi, portale e self. L'azienda esercita principalmente nella provincia di Torino e nella provincia di Novara. Tutti i punti vendita sono realizzati con i più alti standard tecnologici ed architettonici. Molto alta è l'attenzione alla sicurezza e all'ambiente, senza dimenticare la cura al dettaglio. I carburanti erogati nelle stazioni di servizio Rete SPA rispondono ai più alti standard qualitativi europei ed italiani. Alto standard qualitativo ma caratterizzato da prezzi al pubblico convenienti. Alta qualità ad un basso prezzo. Inoltre, da diversi anni, Rete e Coop, sui punti vendita in prossimità degli ipermercati, hanno attivato una promozione locale, grazie alla quale ad ogni litro acquistato viene caricato su apposita chip card un credito economico spendibile in carburante. Le strutture rete sono quasi tutte caratterizzate, oltre la parte petrolifera o carburanti, da attività collaterali, quali ampi bar dotati di arredi curati, attrezzature moderne, gioco e tabacchi, autolavaggi self-service a piste dotati di tutti i moderni programmi, lava interni e aspiratori, autolavaggi a spazzole automatici o con il servizio del gestore, aree relax, ampi spazi verdi. La rete, oltre a gestire direttamente i punti vendita, lavora anche affidandoli in affitti aziendali a compagnie della grande distribuzione. In relazione all'attenzione verso l'ambiente, Rete SPA ha avviato un progetto per potenziare i propri punti vendita con carburanti ecologici quali GPL, ma soprattutto metano. Per quanto riguarda l'Italia, è stato inaugurato in provincia di Torino il secondo punto vendita di metano liquido in Italia. Una tecnologia nuova che permette di risparmiare molto sul consumo di energia elettrica e consentire l'erogazione di metano, nel rifornimento auto, alla stessa velocità di benzina e gasolio. Nell'ottica di diversificare il proprio business e guardando al futuro, Rete SPA ha avviato un progetto estero per la coltivazione e produzione di biocarburanti. In Senegal, a metà 2010, è stata costituita la SEV. Alta attenzione viene data al sociale e all'ambiente utilizzando una pianta, Jatropha curcas, non alimentare, che si adatta ai climi aridi e desertici. La società collabora con le comunità rurali e contadine senza togliere terre a coltivazioni alimentari, ma unendo alle loro le culture energetiche, aumentando la redditività delle terre da loro coltivate. Le piante sono frutto di anni di ricerca per selezionare le migliori qualità. In più, vengono micorrizzate, cioè sottoposte ad un processo che ne riduce le necessità idriche.